Ragazzi, bentornati qui per i Tobi, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui con lo spacchettamento più figo che abbia mai fatto, ragazzi, perché andremo ad aprire il Premium Trainer XY Collection, ragazzi. Madonna, che figo, raga, questo lo aspettavo veramente da un botto, veramente tantissimo. È praticamente l'espansione Best of XY, però il problema è che dice non è che trovi una bustina e aveva fortuna, le trovi tutte le carte, le trovi quasi tutte. Infatti qua sotto, come potete vedere, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carte full art dell'espansione XY Best Of. Però tra l'altro ce ne sono alcune nuove. Se non sbaglio, questa che è il Fabbro e questa qui dovrebbero essere carte nuove che hanno aggiunto in più rispetto all'espansione XY Best Of. E boh, tanta roba, ragazzi, cioè io veramente non ho parole. Poi abbiamo pure dentro questo, che è una cosa esclusiva, che adesso andiamo a leggere. Ok, ragazzi, la confezione è così, è enorme, non riesco a farla vedere sotto perché è troppo grande. Cioè è veramente fighissima. Davanti poi con queste tre, anzi con queste quattro carte, tra l'altro con N, ragazzi, stupendo. Che poi ho scoperto che N è la carta che si trova in quelli normali. Poi ci sono quelli buggati, cioè quelli fatti male, che praticamente dentro hanno due Mega Sharpedo. Questi qua, ne hanno due. Al posto di N c'era un altro Mega Sharpedo. E sono delle confezioni, quelle uscite, diciamo, male dalla fabbrica. Spettacolare. Poi, Pokémon Premium. Ok, che cosa contiene? Andiamo qua sotto. Abbiamo 12 carte Full Art Promo. Ok, che sono quelle delle 12 espansioni, dell'espansione della XY. Poi abbiamo due buste di XY. In teoria sono Furie Volanti e quest'altra. Poi, Metal Coins di Pikachu, che è questo qua che vi dicevo, questo qui praticamente è il gettone con davanti la faccia di Pikachu esclusivo che troviamo solo qua dentro. 65 bustine, quindi ne abbiamo 130 bustine, perché sono 65 di Xerneas e 65 di Yveltal, che sono belle anche queste. Double deck, ah sì, poi abbiamo il deck protector doppio, davanti c'è Xerneas e dietro Yveltal. Due set phone raid, vabbè, qua abbiamo i dadi e in teoria basta. Anche, oh bello, no, questo lo uso, ragazzi. Abbiamo anche il codice, cioè in teoria dovete sbloccare le bustine protettive e il portadeck di Xerneas e Yveltal. Questo è una cosa fighissima, molto molto figa. Ok, ragazzi, andiamo magari a vedere dietro cosa c'è. Niente, qui c'è Premium Collection. Ok, ragazzi, eccoci qua, l'abbiamo aperto, adesso devo capire come si estrae. Come esce sto coso? No, aspetta, già. Ah, da qui. Guardate qua. Ha tipo la calamita. La madonna, che figata, ragazzi. No, vabbè. No, vabbè, troppo bello, ragazzi. Cioè, adesso lo faccio vedere qua. Cioè, lo aprite così. Cioè, guardate cosa trovate dentro poi. Spettacolo. Cioè, solo la scatola merita. Merita. Cioè, guardate che bello, ragazzi. Adesso tiriamo su. Cosa tiriamo sotto? Wow! Bomba, ragazzi, cioè, che roba! Cioè, guardate qua. Questo è il porta deck. Che adesso andiamo. Poi andiamo a aprire tutto, eh. Adesso tiro fuori tutto per vedere il contenuto. Ok. Perfetto, adesso andiamo a capire estrarre queste carte. Come faccio senza spaccare nulla? Perché questo non voglio romperlo. Ma mi sa che le tengo dentro queste, perché non voglio romperlo, ragazzi. Ok, allora, iniziamo con iniziamo? Vai, facciamo con le bustine. Allora, ragazzi, le bustine abbiamo queste due, che sono Furie Volanti e Scontro Primordiali, Crash e sì, Scontro Primordiali. Però, ragazzi, queste due io non voglio aprirle, perché sono della collezione, siccome è una collezione mia, non è di Pianeta Hobby, stavolta non sono presa per me, queste volevo tenere nella collezione. E voi vi direte, allora cosa apri? Eh no, raga, io vi apro due in italiano, vi apro Furie Volanti in italiano e Invasione Scarlatta. Quindi io non vi lascio senza spacchettamento, ragazzi. Quindi mi raccomando, visto che sono bravo, vi apro queste due, anzi, ve le apro anche subito. Andiamo magari con questa.
Trick 1, 2, 3, 4. Come al solito, vabbè, lasciamo perdere la sfiga che c'ho. Ok, abbiamo Nemuel, Chimecho, Bundlebee, Carroblast, Spoink, Energia, Acqua, Cincino, Iridio, Lyron, Mankey Reverse e un Wigglyprof bruttissimo. Ma dai, ma questa cosa perché? Andiamo di Furie Volanti, anche se... com'è che è il trick? 1, 2, 3? È la dieta del trick, se non sbaglio sì. Furie Volanti sì. Abbiamo un Natu. Cioè, ma veramente? Natu. Natu normale, Natu tratto antico. Togepi. Fletching. Execute. Sharpa. Gliscor. Scambio. Poi abbiamo le chiavi, bellissimo reverse. E Banette. Tratto antico, vabbè ragazzi, stavolta è andata così. Vabbè, e i tre pacchetti, i due pacchetti li abbiamo aperti. Ora andiamo a vedere le carte, che secondo me sono una bomba. Adesso andiamo ad aprire tutto, eccole qua ragazzi. Allora qui abbiamo i dadi, tra l'altro questi grandi sono diversi rispetto agli altri perché non so se si vede molto bene, sono tipo trasparenti. Cioè questo è un blu trasparente e un rosso trasparente. Cioè, ragazzi, che figata sta collezione. Molto molto bella. Adesso tiro via i dadi, perché sennò fanno un disastro. E andremo a leggere le carte da lì senza tirarle fuori, ragazzi. Perché questa è una collezione che me la terrò. Allora, questa X-Maniac Full Art è la starghetta, che tra l'altro si gioca tantissimo. Arriva dall'espansione Generazione e Antiche Origini, stra giocata. Poi abbiamo Karen, che non so cosa faccia. Ah sì, tutti i Pokémon nel cimitero li metti nel deck. E diciamo che questa era la carta che usavi contro il Marcia Notturna, che era troppo forte come deck. Poi qui abbiamo Delinquent, che non so cosa faccia, vediamo se riesco a capirlo. Scarta una carta stadio. Ah ok, tu scarti la carta stadio e il tuo avversario scarta tre carte dal deck, se non sbaglio. Poi abbiamo Sauna. Guarda, forse devi guardare le prime 5 carte. Ah, ma si tirano fuori tranquillamente? Ah, non sono incastro, allora aspetta che riusciamo tranquillamente anche a prenderle. Ah, io penso che erano incastro, ragazzi, perché sennò sai che ci rovinano subito. Abbiamo Blacksmith, che è il fabbro. Praticamente aggiungi due carte fuoco dal cimitero a un Pokémon, quindi se hai due carte fuoco nella pila di scarti ne metti un Pokémon. Che figata ragazzi, solo questa collezione ne vale veramente dalla pena, cioè è troppo bella. Infatti come potete vedere sono tutte promo, perché hanno questo pallino con scritto A, che è quella del fattore che puoi giocarla anche in esteso, che ci sta. Ok raga, andiamo a spostare questo, mettiamolo qui. Andiamo a vedere queste altre, che anche queste sono coperte da un'altra plastica. Cioè ragazzi, ma quanta plastica c'è? Vabbè, abbiamo Aegislash, fighissimo. Poi abbiamo Mega Camerut, fighissimo. Girachi, fortissimo questo Girachi. Se è quello con l'abilità, no? Non è quello con l'abilità? No, è quello normale. Tra l'altro, aspetta un attimo, ma questo Girachi è diverso. Aspettate ragazzi, guardate. Ah, ma aspetta, ma questo è diverso. Allora, queste sono tutte full art. E questo promo normale. Ma tra l'altro, guardate raga, ma sono diverse. Cioè, questo non è promo. Questo arriva dall'espansione. E questo è promo, non è neanche full art normale. Questo è full art. Cioè, hanno invertito, hanno fatto un po' di carte promo e un po' di carte non promo. Carina come idea. Poi abbiamo un Mega Sharpedo, spettacolare. Poi Regirock, che questo Regirock ragazzi è uno dei più belli che abbia mai visto. Cioè troppo bello, troppo, troppo bello. E poi abbiamo la mitica medaglietta, oddio che bella che è. Cioè è diversa rispetto all'altra, guarda quanto è spessa. Cioè è veramente una figata.
Bellissima, bellissima, bellissima. Ok ragazzi, andiamo a mettere questo qua. Inseriamo questo qui. Questo lo spostiamo qui e io voglio provarci a togliere queste carte. Quattro. Eccolo qua ragazzi. Abbiamo le quattro carte più rare del set secondo me. Allora, iniziamo subito il primo con N. Guardate che bello che è. Espansione Destini Incrociati, che tra l'altro non lo troverai mai così in Destini Incrociati, però non so per quale motivo l'hanno fatto così, con questa espansione, con questa immagine. Shining di Furie Volanti, che l'ho trovata in un'altra versione, giustamente. Invece questo Veltal ex Ernest è promo. E il Team Flag, che è da generazioni. Molto molto bello ragazzi. Adesso andiamo a vedere le bustine protettive, guardate che belle che sono. Questa di Veltal e questa di Xerneas, molto 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 fighe. Abbiamo il codice, questo qua, il mitico porta deck. Ragazzi, forse non capite, ma è troppo bella questa cosa. Cioè, sta espansione, sì, ha un prezzo elevato, questo non vi posso dire di no. Però come regalo di Natale, ragazzi, ne vale veramente la pena. Più che altro è un pezzo da collezione, cioè nel senso, voi lo prendete e lo tenete chiuso così. Potete usare le bustine, potete usare questo, ma questo va tenuto chiuso perché è un pezzo da collezione. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bye ragazzi.